Ciao a tutti, bentornati e ben ritrovati per il quarto itinerario della nostra rubrica Alla scoperta delle Marche. Oggi vi porterò a visitare il nord della nostra regione. Andremo infatti nella provincia di Pesaro e Urbino. Prima tappa del nostro nuovo itinerario sarà proprio Urbino, il capoluogo di provincia. Andremo a visitare le sue bellezze artistiche che l'hanno resa una delle città più famose del Rinascimento italiano. Da Urbino ci trasferiremo poi in auto fino alla piccola cittadina di Urbania. Andremo a visitare insieme l'attrazione più famosa della città, la Chiesa dei Morti. Non lasciatevi intimorire dal nome, non c'è niente di cui aver paura e poi siete in buone mani. Da Urbania ci trasferiremo poi fino a raggiungere la piccola cittadina di Apecchio. Qui visiteremo insieme uno dei mappamondi più grandi del mondo. Come son solito dire in questo momento, non perdiamo altro tempo e mettiamoci in marcia. Andiamo! Prima tappa del nostro nuovo itinerario è la città ducale di Urbino. Urbino oggi è una piccola cittadina situata nell'entroterra dell'omonima provincia. È sede di un'importante università e di un'importantissima Accademia delle Belle Arti. Pensate che Urbino è stato uno dei centri più importanti ed influenti del Rinascimento italiano. Il suo centro storico, eredità architettonica di quel famoso periodo, è dal 1998 patrimonio UNESCO, l'unico patrimonio UNESCO della nostra regione. Urbino viene fondata in epoca romana. Conoscerà il suo periodo di massimo splendore proprio durante il Rinascimento italiano, grazie alla famiglia dei Montefeltro, signori della città. Esponente di spicco di questa famiglia è Federico da Montefeltro, che sarà signore di Urbino per circa 40 anni. Federico da Montefeltro è un abile condottiero, un abile politico. Nei dipinti che lo ritraggono lo si vede sempre di profilo e mai a volto intero. Sarà Federico a chiamare alla sua corte importanti artisti, pittori, scultori, poeti, a far realizzare il Palazzo Ducale, che era considerato uno dei palazzi principeschi più belli d'Italia. Al suo interno farà realizzare una grande biblioteca e raccoglierà importanti dipinti e sculture. Oggi all'interno del Palazzo Ducale di Urbino ha sede la Galleria Nazionale delle Marche, uno dei più importanti musei della nostra regione. Al suo interno sono esposti i dipinti e le opere di Piero della Francesca e di altri artisti che lavorarono alla corte di Federico da Montefeltro. Lo scorso anno la Galleria Nazionale delle Marche è stata una dei 30 musei più visitati d'Italia. Ad Urbino è nato uno degli artisti più famosi e celebri dell'intero Rinascimento italiano. Chi sarà mai? Ebbene sì, ad Urbino è nato proprio lui, Raffaello Sanzio. Raffaello Sanzio nasce ad Urbino, muore lì giovanissimo, a soli 37 anni, ma in questa sua seppur breve carriera lascia un segno inconfondibile nella storia dell'arte. Il suo stile influenzerà l'arte nei secoli successivi. Oggi è ancora possibile visitare la sua casa nativa ad Urbino. Per chi come me è un profano d'arte, quando penso a Raffaello, immagino subito un suo dipinto. Gli angioletti di Raffaello. In realtà gli angioletti di Raffaello sono opera sua, ma non sono un dipinto. Fanno parte di un dipinto che si chiama La Madonna Sistina, che ritrae come soggetto principale la Vergine con in braccio il bambino. Gli angioletti in quella tela si trovano in fondo e stanno osservando il bambino Gesù e la Madonna.
Specificato questo dettaglio, continuiamo la nostra visita e andiamo a vedere l'oratorio di San Giovanni Battista, un'altra tappa imperdibile per chi visita Urbino. L'oratorio di San Giovanni Battista è considerato uno dei principali monumenti cittadini ad Urbino. L'oratorio viene costruito nel tardo Medioevo, dove una volta vi era un ospedale che dava accoglienza agli infermi. Nel periodo rinascimentale verrà poi affrescato. Bellissimi i suoi affreschi all'interno. La prima serie di affreschi è quella dietro l'altare maggiore, che rappresentano la crocifissione di Cristo. Un'altra serie di affreschi si trova nella parete laterale, che rappresentano le storie della vita di San Giovanni Battista. Questa serie di affreschi è stata realizzata da due pittori della nostra città, San Severino Marche, Jacopo e Lorenzo Salimbeni. Lo stile è il gotico internazionale. Visitato quest'ultimo gioiello della città di Urbino, ci dirigiamo per la seconda tappa del nostro itinerario, la città di Urbania. A soli 20-25 km da Urbino c'è Urbania. Urbania è una piccolissima cittadina di origine medievale. Anticamente si chiamava Castel Durante e cambiò il suo nome da Castel Durante ad Urbania in onore di un papa, Papa Urbano VIII. Ad Urbania sono ancora visibili le alte mura, a ricordo del periodo medievale. Ma l'attrazione principale della città è senza dubbio la Chiesa dei Morti. Il nome non lascia presagire niente di buono, ma non ci spaventiamo. La Chiesa dei Morti risale al 1300, ma diventa Chiesa dei Morti solo a metà del 1800. Ma per quale motivo? Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, durante la dominazione napoleonica in Italia. Napoleone emana una legge, l'Editto di Saint-Cloud, col quale stabilisce che ogni cittadina, anche in Italia, che ormai fa parte del suo impero, deve avere un cimitero extraurbano, cioè al di fuori della città. Nei lavori di scavo per portare le salme dall'interno all'esterno della città vengono trovate, pensate voi, 18 corpi perfettamente imbalsamati, come fossero delle mummie. Com'è possibile questo? Sembrerebbe che un fungo naturale li abbia disidratati essiccandoli. Si decide allora di prendere questi corpi e di portarli dietro l'altare di questa piccola chiesa che da quel giorno prenderà il nome di Chiesa dei Morti. I corpi vengono collocati all'interno di teche di vetro, imposizionati a semicerchio. Lo spettacolo, quando entrate, è abbastanza raccapricciante. C'è un lucernario in alto, fatto di ossa umane, queste mummie esposte sopra tantissimi teschi umani, e c'è la guida che vi spiegherà la storia di ogni singola mummia. Sono 6 donne e 12 uomini. Sono delle storie veramente incredibili, dal ragazzo che è stato pugnalato ad una festa, alla donna morta di parto cesareo. Anche il National Geographic, la famosa rivista, si è interessata alla Chiesa dei Morti e le ha dedicato, pensate voi, un servizio nel suo importantissimo giornale. Visitata Urbania, andiamo a scoprire la terza tappa del nostro itinerario, la cittadina di Apecchio. A poca distanza da Urbania c'è la cittadina di Apecchio. Apecchio è diventata famosa in tutta la regione, ma non solo, per un'attrazione, il mappamondo della pace. Questo mappamondo è stato costruito da un carpentiere del luogo, Orfeo Bartolucci, negli anni 80. Pensate, 5 anni di lavoro per costruirlo. Perché mai tutto questo tempo? Che il mappamondo ha delle dimensioni incredibili. 10 metri di diametro, 31 metri di circonferenza
e 180 tonnellate di peso. Il mappamondo è stato dipinto a mano esternamente, dove sono raffigurati tutti i continenti e i mari del nostro pianeta, e dentro ha ben 3 piani. Impiega circa 10 minuti per fare un giro su se stesso. Orfeo Bartolucci realizzò pure una luna fissa vicino al mappamondo. E perché lo chiamò Mappamondo della Pace? Beh, perché lui auspicava la pace fra tutti i paesi del mondo. E come gli era venuta quest'idea? Gli era venuta perché in un viaggio degli anni 70 a Venezia, nel Palazzo Ducale, aveva visto un mappamondo grande all'incirca 2 metri e se ne era innamorato. Termina qui il nostro quarto itinerario. Mi auguro che sia stato di vostro gradimento e vi aspetto numerosi come sempre per il nostro quinto itinerario, quinto viaggio alla scoperta delle Marche. Grazie di nuovo, ciao a tutti e sempre acqua!